Ciao, quello che vedi nel video è Jasper. Jasper è un border collie che oggi ha 10 anni e quando ho deciso di accoglierlo nella mia vita Jasper aveva 7 anni. È stato abbandonato 2 volte, ha dato un morso trattenuto al suo vecchio proprietario e stava per essere soppresso proprio per quel morso. Gli ha dato 15 punti e quindi avevano deciso di liberarsi. La sua vita è stata un tormento perché ha cambiato 2 famiglie, è stato 5 anni in una, 2 anni in quest'ultima, dove poi è stato allontanato perché ha morsicato, e ovviamente nessuno ci ha detto la verità del perché ha morsicato. Tuttavia quello che vedi nel video è Jasper, è molto diffidente, sa mordere perché ha già morsicato, ringhia anche in macchina ed era un pochino problematico vivere con lui. Adesso sorrido perché ora sono 3 anni che Jasper è con me e nelle immagini che vedrai tra poco vedrai il suo cambiamento. Jasper era un cane che gli ultimi 2 anni li ha vissuti in 2000 metri quadri circa e non è mai più uscito. Ora Jasper può venire al bar tranquillamente insieme ad altri cani, può socializzare con altri cani anche se non è che ci interagisca più di tanto. Tuttavia lui è un buon cane da lavoro perché aiuta gli altri cani ad imparare i limiti e ad imparare la corretta comunicazione. Con Jasper ho passato e passo del tempo, perché Jasper è ancora vivo ed è con me, 3 anni con lui fantastici. Ho imparato tanto da questo cane, mi sono goduto dei momenti magici in montagna o anche solo semplicemente dietro casa. Ora posso spazzolarlo, posso godermi il ristorante con lui, le vacanze con lui, le passeggiate in montagna, non più tanto come una volta, perché ora Jasper ha 10 anni e avendo un po' di displasia al gomito non può fare lunghe passeggiate, però posso godermelo in totale tranquillità e sapere che può essere tranquillo con persone, con bambini, con altri cani, con gatti, e può essere tranquillo con la pallina. Quando è arrivato lui era ossessionato dalla pallina e come ce l'aveva in bocca ringhiava. Questo perché hanno fatto più di un'ora di pallina al giorno per tutto il tempo, questo mi era stato detto. Tuttavia questo era Jasper una volta e questo è Jasper adesso. Anche sul furgone, che lo vedi prima nel box che ringhiava, ora si fa coccolare, si fa accarezzare senza problemi e senza ringhiare. Sì, brontola un pochino, io ogni tanto lo chiamo brontolo, però Jasper è davvero un gran cane che ha fatto un cambiamento che mi ha insegnato tanto. E la cosa bella è che per aiutarlo e per condurlo in questo cambiamento non ho fatto i classici esercizi seduto, terra, resta, o la riabilitazione che alcuni fanno, il recupero che alcuni fanno, ovvero andare in un campo con l'arastrozzo e strattonare tutte le volte che il cane fa ringhia oppure fa il birichino. Quello che ho fatto è applicare i 5 principi fondamentali del metodo Empathy Dog: avere rispetto di lui, comunicare secondo le sue esigenze e amarlo per quello che è, perché è davvero un gran cane. E questo è Jasper. Sono fiero, orgoglioso di averlo nella mia vita e di poter condividere con lui ogni singolo giorno.